Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi, nuovi premi della Weekend League del team Ultimate. Speriamo di trovare qualcosa. Ho fatto il livello 5, ma abbiamo anche dei pick in più, perché c'era quello della sfida se facevi tot vittorie, quindi occhio. Prima di iniziare vi ricordo lasciare like, commento e iscrizione. Sono fatto in cerca di ovviamente i pick, do cacchio, eccolo qua. Con il telecomando vi ricordo più dell'85% di voi guarda i miei video, per non iscrivervi al canale, evidentemente sono persone cattivissime. Sì, ho la bandana perché ho dei capelli schifosi e per evitare di mettere sempre il cappellino cambiamo un po'. Andiamo e speriamo di sculare qualcosa. Se trovo quello che io penso, oggi tiro giù casa. Andiamo. Ok, eccoci qua. Non so se registrerò altri video dopo questo. Forse ancora uno se uscirà qualcosa di speciale come team, ma altrimenti non penso. Apriamo, abbiamo quelli del, uno dei tre della Bundesliga, uno dei tre della Ligue 1, uno dei tre dei Tots della Serie A e poi uno di tre 94 più del Tots Ultimate due volte. Quindi occhio, partiamo da quelli più brutti, cioè quelli della Bundesliga. Occhio, Frimpong garantito. No, Sancho garantito, va bene, buono per un SBC. Siamo con 94. Vai, Ligue 1, Mbappé, facile. Gigio, bene, vedo il mio, buono. Vai, Serie A, mi accontento, Çalhanoğlu, mi va bene Çalhanoğlu, vai, non chiedo di più, Çalhanoğlu, Ferguson, bene, ottimo, speriamo qua di trovare qualcosa che è più importante, poi abbiamo due pacchetti decenti, speriamo, vai, uno di 3,94 più. Bello Valverde, bello, 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 bello. Occhio. 94, 95, 94, 96, questo è 98, facile. Questo è Mbappé. Vai. Non lo guardo, anzi, guardo pian pianino. Anzi, guardo da qua perché sennò... Da sinistra c'è lo schermo per l'OBS, quindi mi spoilero. De Pigna, 95, ok, ma non la userei. Una, no, non ci credo, un altro Valverde. Ma che cacchio. 3, 2, 1. Però che bastardi. Due Valverdi mi hanno dato. Ma andate a quel paese. Vabbè, prendo De Brigna. Ma dammi di nuovo un altro. Mannaggia. Comunque buono, Valverde mi piace tanto. Bellissima carta. Baggattone ed è ottimo per farlo mettere a sinistra, per fare un'intesa con Bellingham... Quello a pato mio normale, dai Tots. Avrei preferito più un Bellingham che un Valverde, però va bene. Andiamo, 20 pacchetti, speriamo di scuolare qualcosa anche perché non ho pacchetti emozionanti. Però andiamo, vai. Ho giocatori 81 più. Non è niente! Chi è? No, è Thiago Silva, che è uscita all'SBC più figa del mondo, cioè la fine dell'era. Ok, buono. Non chiedo tanto, un Tots decente, decente, non chiedo di più. Poi se eventualmente sculo qualcosa prima che esca questo video, anche perché non so quando uscirà, penso che uscirà con una settimana di ritardo perché ci sono 165 video in più da inserire, visto che adesso arriveranno anche gli europei, ritorno alla carriera, perché ho avuto problemi, sapete quello che è successo, arriverà tutto, giuro. Vorrei riuscire a finire la carriera prima che inizi gli europei, ma non penso. È stata una carta orribile. Casomai sarà un crossover se magari riusciamo a essere convocati agli europei. Proprio anche sulla carriera sarebbe bellissimo fare una carriera proprio così. Il Pingu alla conquista dell'Europa, dei sogni, non sarebbe male. Partendo dal Cagliari. 2,80 più. Quindi iscrivetevi al canale. Non è niente! Stati Uniti, TD. Va bene. Ci sono tanti di quei Tots, sono tutti che valgono 60 milioni. Grande Spinazzola. Con questa maglietta bellissima dell'Inghilterra, in teoria dovrei trovare un inglese. Non sarebbe male, no? Così, un Jude Bellingham. Non chiedo tanto, infatti abbiamo trovato Sancho. Però un Bellingham sarebbe più bello, ovviamente, qua non troviamo niente. Germania, COC, Marcolino Royce. No, sarebbe stato bellissimo. Chi è poi? Ah, Mario Götze, ex Dortmund. Occhio, 580 più. Non è Tots. Inglese, giustamente. Alla destra, Maed almeno. Dammi la Maed che è 87. Sì, grazie. Frattesino sotto. Che indecente che non mi hanno fatto né Frattesi né Turam Tots. Ma va bene. Manco SBC. Hanno fatto SBC Szczęsny, che gli voglio bene. Però nel senso, no? No, non l'ho preso sul personale, giuro. Per quanto Szczęsny se lo merita, un Tots. Però, ecco. 2,82 più.
contro Bordeaux di vicini, quindi porterà, non porterà bene. Inglese ancora, portiere Ramsdale, no, la Herbs, che non mi ricordo se ce l'ho già il doppio walkout intanto. Chi sarà mai? Chi è? Se non trovo uno del City anche oggi, non era il meme. Grazie. 2,83 più, dai che manca poco ormai. Dai. Non è niente! Germania, CC, Toni Kroos. Bene. Un altro che si tirerà a fine di questa stagione, insieme a Marcolino Reus. Va bene, che in confronto a Toni Kroos non ha vinto un cacchio, e di Felipe Anderson. Ok, va bene, mi sembra un po' exaggerated. Mega pacchetto. Chi sarà mai? La Renard? Non sarebbe male? Non è la Renard, perché è la Mbok, ovvio. Perché non c'aveva il playstyle. Insigne, mia zia, mamma mia che schifo. Va bene, pacchetto Ultimate. Siamo agli ultimi 5 pacchetti. Perché là c'è scritto 6, si è buggato ormai da una vita. Depay. Depay il migliore del pacchetto. Pacchetto a 125.000 crediti, detto anche 25 euro per trovare Depay. Va bene, che pare forse ce l'ho già, vedete voi. Vabbè ragazzi, ultimi 5 pacchetti abbiamo 2,87 più, 2,87 più, 2,85 più, 20,83 più, 4,87 più. Se non trovo almeno un TOTS, è l'ultimo veramente pack opening video su questo gioco del cacchio, perché mi sono rotto le scatole di fare 20 partite, bestemmiare fino alle 3 di mattina per portarvi il video, e poi non trovo niente. Ah va bene, 2,85 più, scambiabile ovviamente, non troverò niente. E infatti, vai Francia, dici, almeno dammi la Renard. Ok, la Renard doppio walkout. Non è doppio walkout, non è doppio walkout, non è doppio walkout. E sì, non è doppio walkout. Sembrava, e invece no, quindi vuol dire sotto un 85. Sarà la Brigt, così, prediction. No, Stones. Ovviamente, l'altro del City. Madonna mia, vi venisse... Ah! No? Ecco, 2,87 più, vai. Non è Toz, no ragazzi, incredibile. Germania. Neanche Kimmich. La Oberdorf. Scusami, da Kimmich sotto farebbe ridere. Osimhen che è uscito dai Toz, era Toz fino a ieri sera. Incredibile. Ti venisse questa pallina sul naso. Non è niente. Anche questo tuo dato. Inghilterra, AD, un'altra Maed. Quello che volete, che è un'altra Maed, così mi bestemmio. E infatti... Doppio walkout, grazie a Dio. Chi sarà mai dietro? Nessuno, perché tanto sono tutti i più forti. Non ci sono. Magari il mio incubo adesso è diventato Osimhen o il City? No, ti chiedo. Per un amico. Oggi stranamente sono anche illuminato bene, incredibile. Ok. Osimhen è il nuovo Rodri. Vabbè ragazzi, ultimi due pacchetti e... Boh. Non so cosa mettermi in questo video, però va bene. 4,87 più. No ragazzi, è impossibile, non è Toz. Ederson più? Cioè comunque che per non essere Toz vuol dire che è veramente uno schifo, eh. No, non ci credo. Non ci credo. Ederson e Alisson. Va bene. E sotto chi c'è? Modric? Sicuro? E boh. No. Ma da quell'altra sponda del naviglio. Non mi ha dato Modric, mi ha dato De Jong. Un Barcellona Real, di solito sembra così. Ma una volta. Vabbè ragazzi, ultimo pacchetto e salutiamo. Probabilmente è l'ultimo pacchetto di quest'anno, a meno che non esca qualche super contenuto per gli europei che FIFA... Ho visto che c'è la possibilità che facciano delle icon, qualcosa di strano, non lo so. Sarebbe bello che facessero come avevano fatto per i mondiali una vita fa, ma non lo faranno sicuramente per gli europei. Lo apriamo con la collanina, 20,83 più. Se non è neanche qua, Toz, me ne vado. No, vabbè, incredibile ragazzi. No, la Port... No, il René Paredes. Ok, più... Sarebbe stato più divertente se mi dava Bernardo Silva o Rodri. Vabbè ragazzi, che dirvi? Abbiamo sculato Valverde, un ottimo giocatore, però li mortacci su, visto invece che darmelo doppio, poteva darmi qualcuno in più. Marquinhos, c'è la Noglu base, la Walsh, vabbè come sempre. Bene, chi è tra doppioni? Tiago, mia zia, mia sorella, ma soprattutto il Francescone Acerbi nazionale. E con questo possiamo concludere.
Vabbè ragazzi, che dirvi? Andrò a farmi le ultime due sfide di Ronaldo il fenomeno, vi farò sapere com'è in game, lo userò per la prossima UL se la farò, in caso estremi caricherò giusto anche 2 minuti solo di un pack opening per conto mio, ma non lo so. Vabbè ragazzi, che dirvi? Like, commento, iscrizione, se non fate cercare ovviamente il picchio come sempre con il telecomando, Instagram, YouTube e TikTok, non più di altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire Forza Dortmund stasera per me. Tanto voi l'avrete già visto, quindi in casi estremi andate a recuperarvi o qui la mia reaction, che non sarà sicuramente tranquilla, qualsiasi risultato sia, soprattutto se dovesse vincere appunto il Dortmund. Occhio, perché come dico io, se succede, mamma mia, ciao e fatemi sapere voi se avete sculato qualcosa in più del sottoscritto. Non penso che sia tanto difficile, ma dettagli. Ciao.